Fratelli romanisti, questi sono i 90 minuti più importanti della nostra storia. Sono i 90 minuti che aspettiamo da 18 anni. Gli ultimi minuti di un campionato che ci ha visto i protagonisti fin dall'inizio. Oggi tocca a noi, oggi più che mai. Mettetecela tutta, tutto quello che avete dentro. Cuore, anima, entusiasmo, polmoni. Seguite i canti della Curva Sud, seguite i ragazzi della Curva Sud e fate che tutto lo stadio si possa sentire soltanto un coro e soltanto una voce. Campionato italiano di calcio Serie A, 17ª giornata del girone di ritorno, incontro Roma-Parma, arbitra la partita il signor Brassi di Barberino, guardaline signori Valdi e Mitro, quarto uomo signor Minotti. Scende in campo la squadra della capitale, popolo giallorosso in alto i cuori e fuori la voce, Roma! In porta Batman con il numero uno, Francesco! Linea difensiva, a destra la Gazzella con il numero 15, Jonathan! Centrale difensivo, The Wall con il numero 19, Walter! Laterale sinistro di difesa, Terminator con il numero 3, Antonio Carlos! A centrocampo, a destra con il numero 2, Petrolino! Centrale del centrocampo, l'anima candida della Roma con il numero 17, Damiano! Centrale del centrocampo, il Puma con il numero 11, De Rosa! Non poteva mancare nell'ultima giornata, laterale sinistro di centrocampo con il numero 32, Vicente! In attacco è il Re Leone con il numero 18, Gabriel! In attacco Top Gun con il numero 9, Vincenzo! È il momento del capitano, del nostro capitano, del simbolo di Roma, del gladiatore giallorosso, del bimbo d'oro con il numero 10, Vincenzo! A disposizione dell'allenatore il signor Fabio Capello con il numero 22 Lupatelli, con il numero 4 Zanetti, con il numero 7 Di Francesco, con il numero 8 Nakata, con il numero 24 Del Vecchio, con il numero 25 Chicù, con il numero 28 Nangone. E adesso forza, sventolate le bandiere con tutto il vostro entusiasmo, scateniamo l'inferno. Palla per Vincent Candelà, c'è il compito di essere il Sartore, ecco Candelà, Candelà in area di rigore, il tocco, tocco, il tocco! Allora sì! Allora sì! Allora sì! Allora sì! Allora sì! È il bimbo d'oro! 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 È il gol del vantaggio della Roma! È il bimbo d'oro! Che segna il gol davanti al suo pubblico! Sotto la curva sud! È il gol del bimbo d'oro! La Roma in vantaggio, la Roma in vantaggio, è il gol numero 13, è il gol numero 13 per lui, la Roma in vantaggio. E la Roma, gol numero 13 in campionato per lui, il gol del vantaggio giallorosso è realizzato dal nostro capitano, dal nostro simbolo. Bimbo d'oro dal numero 10 Francesco, e che l'urlo arrivi in tutta Italia. Pendolino Capu strappa praticamente il pallone dei piedi, lancio per Batistuta, pressione regolare, vai Bati, vai Bati, ecco Re Leone, area di rigore, Re Leone, Re Leone, il tiro, la parata di Buffon, Pendolino, go, 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 go
Valentino Mortella, è il gol 2-0, Top Gun, raddoppio per la Roma, mamma mia! Per la Roma, gol numero 13 in campionato per lui, il gol della raddoppio giallorosso, porta la firma di Top Gun, del numero 9, Piccotto! E che l'urlo arrivi in tutta Italia! Lancio intanto in profondità, ecco Battistura, Battistura, il gol! Ormai aspettavamo sul gol, campione, aspettavamo sul gol di Gabriel, è fatta finalmente 3-0, Marcello, campioni d'Italia, è fatta ormai contro il terzo gol, è il terzo gol di Panizzuto, stavolta è fatta veramente Gabriel campione contro le prefiche, le mammane. Grande per la Roma, gol numero 20 nel campionato per lui, il gol del 3-0 è realizzato dal Re Leone, dal numero 18, anche se non ci conosciamo, dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani, dimmi cos'è che batte forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro e ci parla d'amore.